Primo Cronache, primo libro delle Cronache, capitolo 29, verso 11. Tua, o Signore, o Eterno, è la grandezza, l'onore, la maestà e la gloria. Accomodatevi. Breve video. Tutti nel mondo cercano la grandezza, l'onore e tutto quello che il mondo offre. Tutti nel mondo cercano anche di essere ammirati. La maestà, sentendo fratello Saverio questo, di essere maestosi, ammirati, plauditi. Ma se noi andiamo nel libro della Bibbia all'inizio della parola di Dio, dove c'è quel lungo elenco di tutti i patriarchi, la conclusione tragica di ognuno di loro, visse 700 anni, visse 650 anni, visse 800 anni, e poi ci sono tre piccole paroline che sono la più grande arte drammatica dell'umanità. E poi morì. E poi morì. E poi morì. Quindi, la maestà, la grandezza, come abbiamo detto, l'onore, la gloria. Quello è stato un grande campione, fratello Paolo. Quello è stato un grande cantante. Quello è stato uno degli uomini più belli di tutta la storia dell'umanità. Quella donna, mamma mia, che bellezze che aveva questa donna. Quella donna giace in una cassa di zinco mangiata dai vermi. I re e le regine, con i loro abiti adeguati alla nobiltà, sono sepolti dentro una bara in un cimitero. La loro gloria è finita. La loro maestà è finita. La loro grandezza è finita. Ricordatevi e ricordiamoci del libro bellissimo del grande principe Antonio de Curtis, in arte Saverio Totò. Il bellissimo libro scritto a Vella parlava della morte. Erano tutti questi morti in un cimitero e parlavano tra loro e si bisticciavano. A un certo punto, questo libro ovviamente è da leggere tutto, io dico soltanto la scremata, uno dice all'altro: ma perché tutto questo bestecciarsi? Noi guardate che qua siamo morti. Non c'è che c'è un morto meglio di un altro morto. Siamo seri, può concludere. Noi apparteniamo a morti. Queste buffonate di sentirsi qualcuno, lasciamola ai vivi. Su Facebook io ho potuto notare che la gente si bisticcia per la religione, addirittura meglio all'interno del messaggio, si fanno la guerra all'interno del messaggio e non se ne accorgono che tutti siamo dei candidati all'obitorio, come quel vecchio film di Charles Bronson, candidati all'obitorio. E le vedete che si ammazzano, si danno Satana, diavolo, diavolessa, diavolo, e non se ne accorgono che il diavolo, fratello Saverio, giusto fratello Saverio, si tiene la pancia da ridere e che li ha tutti imbracati e che sono tutti del diavolo in senso simbolico della parola, essendo lui il principe, quello che viene nominato più di tutti, a posto di nominare Gesù, fratello Giovanni, che ci ospiti, nominano Satana. Vedete questa gente che parlano, caro Massimo, 100 volte del diavolo e forse non nominano mai Gesù e dicono che appartengono a Dio. Guardate come il diavolo li ha imbracati queste persone e se le porterà nella genna.
con la scusa che qualcuno è migliore di qualche altro. Qua non c'è nessuno migliore, non c'è maestà, non c'è grandezza, Giovanni, non c'è onore e non c'è gloria, ma c'è la morte che pende come un capestro su ognuno di noi. E quando molte volte meno te le aspetti, quella con la falce ti bussa alla casa e non c'è guardia giurata e non c'è re e militari che può tenere quella porta aperta quando busserà la morte. E questi si ammazzano. Se la grazia è finita, come è finita? Io ne so meglio di te, e quanto è bello Branham, e invece di adorare l'Eterno, innalzano un uomo, questi scellerati, offendendo anche l'uomo Branham se fosse in vita, e bypassando in vita terrena, e bypassando il meraviglioso messaggio di Dio che porta alla parola di Dio, fratello Saverio, che il Signore ci ha dato attraverso di lui. E il diavolo li ha impiccati all'albero della morte, all'albero degli oltraggi a vicenda, inseguendo la grandezza, l'onore, la maestà e la gloria che termina. Ma qua dice: tua, o Signore, e chiudiamo, tua, dice il salmista, tua è la grandezza, l'onore, la maestà e la gloria. Queste appartengono solo a Dio. Salmo 32,5, chiudiamo, ci possiamo alzare. Confesserò al Signore le mie colpe. Prima si parla tua è la grandezza, Signore, tua è l'onore, tua è la maestà, tua è la gloria. Poi l'altro verso dice: io confesserò a te le mie colpe. Non andrò dal Signore a confessare quanto sogno bravo e quanto sogno bello e abito in un bel castello. Dillo forte in modo che bravo, in un bel castello, un dirondello. Il castello è il cimitero, quello è il castello dove andrei a finire se Gesù non tornerà prima. E i giorni volano più veloci di un treno giapponese che arriva ai 500 km/h, e il diavolo è là che ti sta aspettando, quello che tu lodi dalla mattina alla sera. E hai dimenticato di citare il nome dell'Eterno, e nella tua battaglia religiosa putrida e immonda adori il diavolo più di Dio. E il diavolo è lì, e all'ultimo ti porterà il conto, come il film di Robert De Niro e Mickey Rourke, famoso film L'ascensore per l'inferno, quando il diavolo all'ultimo gli batte la spalla e gli dice: tu chi hai lodato nella tua vita? Me, ora te ne vieni con me. Ma io credevo in Branham, e quanto è bello Branham, e Branham. E dici: Satana, chi? Branham. E perché non hai fatto quello che ti ha detto il fratello Branham? Nell'inferno con me, via, con tutta la comunità, con me. E tu che gli dici a quel punto? Quanto è bello Branham? Che dite voi, fratelli? Gli direi così? Qualche volta diremo al carissimo Massimo, che è stato il fratello Branham, il settimo messaggero delle sette epoche della Chiesa. Abbiamo finito, cari. Che Dio benedica la sposa dell'agnello di Dio, che Dio benedica grandemente Massimo, che ci ha sopportati questa sera e soprattutto ha ascoltato la parola di Dio. È stato un culto improvvisato, ma lo Spirito dell'Eterno si è mosso di nuovo in mezzo ai santi, in una piccola casa, in un cucinino, come si è mosso e come si muove e come si è mosso quando Gesù è nato in una stamberga, in una stalla, perché lo Spirito si muove in questi luoghi e parla con la spada che taglia, con la spada a due tagli.
Dio ci benedica nel nome di Gesù e che